Senti. Grazie, grazie. Oh, ma i tuoi amici qui della tua trasmissione sono veramente gentili, eh? Li hai preparati tu così? No, no, sono forti loro così. Ah, sono di natura. Senti, ma chi sono sti ragazzi della via Gluck? Ah, i ragazzi della Gluck, li hai sentiti? No, so che ci sono. Sono forti, eh? Hai sentito come sono forti? Sì. Sono fortissimi, sono proprio fortissimi. Dove adesso ti spiego come li ho conosciuti. Una volta io ero al bar e stavo giocando al biliardo. Cosa fai? Giochi. Ah, sì. E allora stavo giocando, a un certo punto... Mentre io ero lì così, no? E viene uno per il braccio e mi dice, oi, dico, chi è? Chi è? No, io dico, chi è lui? Chi è? Chi lo dice anche tu? No, no, dico, chi era? Sì, io ho detto, chi è? E lui fa. Dice, noi siamo i ragazzi della via Blu. Ho detto, ah, piacere, anch'io sono nato lì. No, ma noi non siamo mica nati lì. Beh, ma allora perché dite che siete i ragazzi della via Blu? Giusto. E questa è la macchina che inquadra? Sì. Allora, voltiamoci di qua. Allora dico, perché... Allora loro mi hanno detto, dice no, ma noi non è che siamo nati lì o cosa, noi ci sentiamo rappresentanti, cioè vogliamo rappresentare tutti i ragazzi della via Gluck del mondo. Del mondo? Del mondo. Poi, hanno detto loro del mondo, eh. Comunque se vuoi possiamo fare d'Europa. E io ho detto, vabbè ragazzi, mi siete simpatici, allora sapete cosa facciamo? Siete veramente simpatici, vabbè voi altri siete da oggi in poi, fate parte del clan. Eh sì, ma vabbè, ma ci vuole un contratto. Eh beh, ma contratto, come si fa a fare un contratto? Dice, eh no, ci vuole un contratto. Allora, cosa è questo? Io dico, vabbè. Adesso è questa la camera. Io avevo capito. Allora tu capisci che io mentre ero lì ancora mi sono messo... Cos'è che vuoi? Allora mi sono messo lì, a tirare, questo qua mi prende per il braccio, guarda, se noi non abbiamo un contratto non possiamo dimostrare, chi ha detto dimostrare? Non possiamo dimostrare ai nostri amici, dice, che noi facciamo parte del clan, così, perché noi siamo come te, come Giorgio Gaber. Un contratto. Sì, un contratto, così. E allora ho detto, vabbè, siamo faccio il contratto, ho fatto il contratto, insomma, ma ci siamo salutati, ciao, ciao, dove andate? Beh, io sono andati via, sì, perché bisogna far presto, il regista dice, bisogna far presto, lo tagliano, allora, non li ho più visti questi qua, ma non li ho più visti. Dopo 7-8 anni l'incontro, ehi, ciao! 7-8 anni? Sì, cosa? Dopo 7-8 anni io l'incontro, dico, ehi ragazzi, come va? Bene. Ah, bene, tu? No, bene, ha detto, ti conoscevo. No, bene. Allora, dice, come va? Allora dice, senti, già che sei qui, vieni a vedere, perché io ero lì alle corse, no? Stavo vedendo un cavallo che stava vincendo. Sì, sì. Sì, ero forte, Gianni Morandi. E allora, sono andato lì. Allora questi qua mi ha detto, senti, fai un favore, vieni con noi che ti diverti un po'. Dove siete? Siamo qui in una cantina. Allora, sono andato giù in questa cantina qui e sono andato a vedere cosa facevano. Cosa facevano? Ah, domandi a me? Sì. Te lo stavo dicendo. Erano lì con gli strumenti in mano, hai capito? Tutti così, ho detto, ma cosa fate? Ma noi suoniamo un pochino. Ah. Suonate. Beh, suonate. E loro suonarono, cioè. E allora si misero lì a suonare. E allora, poi hanno fatto un pezzo che era fortissimo. La bomba. Bravi. Allora io dico, ma caspita, ma ragazzi, guardate, siete fortissimi, ma fate qualcosa con noi, col clan, ma noi siamo già del clan, ma va, perché io non mi ricordavo più, erano passati 8 anni, ma vi faccio un contratto, vi do, ma l'abbiamo già fatto un contratto, ah sì, quando? Caspita, 7-8 anni fa. Vabbè, ma sarà scaduto. No, era di 30 anni il contratto. Giusto. Comunque, hai visto? Previdente. Adesso cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire cosa cantano, perché sono qui. Questo è vero. Io stavo andando a casa. Dunque, io ho cantato Torno sui miei passi. Sì. E loro hanno fatto una canzone, sai, che lega un po'. Capito? La risposta? No, la risposta l'abbiamo lasciata a te. Ah. Ecco. A proposito, mi raccomando, il 14 luglio in tutti i negozi il suo disco, la risposta. Poi, ma che c'è? Beh, comunque fa niente. Allora, i ragazzi hanno fatto Rock il padre del beat. Come Lozio il padre dei beat? Beh, io non lo conosco. Non lo conosco.
Comunque saranno parenti, lo accoglio. Di... Thank you.